Oggi lavoriamo di tutela, impariamo a tutelarci e a come recuperare valore e terreno agli occhi di una ragazza che ci ha appena rifiutati. Situazione complessa ma non impossibile. Poniamo la situazione, ti piace una ragazza. Premessa, impara a non esporti mai prima di lei o comunque prima che lei non ti dimostri un minimo. Meno ti tuteli in questo punto, più ti dimostri strainteressato, peggio è. Perché lei stai dando troppe certezze immediate. Quindi impara a giocare a carte coperte. Quando vuoi provarci, sii vago, mantieni un velo di ambiguità. Questo serve per non darle la certezza che a te piace tanto. A te piace lei, ci provi e questa si sposta per un possibile bacio. Oppure ti rifiuta malamente in chat. Cerca sempre di cadere in piedi, per questo anche quando ci provi o ti dichiari, devi mantenere un velo di diplomazia. Quindi non dico Sara mi piaci molto, ti penso praticamente ogni giorno. Tu cosa pensi di me? Maledici. Sara mi sembri interessante, diversa rispetto alle altre che mi scrivono e che sento di tanto in tanto. Sentite quanto è diverso? Uno, scegli le parole giuste. Se lei ti rifiuta, tu devi avere un piano B comunicativo su cui devi riflettere. Se le dici parole forti come mi piaci, sei bellissima, ti penso ogni giorno, mi sono innamorato di te e questa ti rifiuta, difficilmente potrai rispondere con no, ma in realtà mi incuriosivi e basta, niente di che. Perché fai la figura del cioccolataio che prima dice una cosa e poi un'altra. Due, mantieni calma e sangue freddo. Ricorda sempre che è lei che ha perso uno come te ed è tutto in diretta proporzione a quanto ti sei esposto. Per questo quella premessa. Lei ti fa capire e o ti dice che non è interessata. Non dire ah ok, tranquilla, da non preoccuparti. Le dici vabbè, ma in realtà non ti volevo sposare, semplicemente mi sembrava interessante. Io volevo fare una chiacchierata aggiuntiva per capire se fossi realmente interessante. Questo messaggio è poesia, è masturbazione, è un bel bicchiere d'acqua quando hai sete, una bella sega calda e poi pan di stelle. 3. Atteggiamento cazzuto. Serve un atteggiamento cazzuto dove mantieni sempre autostima e cazzutaggine. Non farti mai abbassare le ali e l'autostima da una ragazza che ti dice no, non mi interessi. Mai. Sapete cosa ero solito dire alle ragazze, poche in realtà, che mi rifiutavano o rifiutavano un bacio? Le guardavo con aria di sfida e dicevo loro sì, va bene, sappi che non ci proverò più. Ho detto alle poche perché mi buttavo quando vedevo chiaramente segnali di interesse, no? Io posso garantirvi che una ragazza capisce tanto dal tipo di reazione che tu hai, anche quando ti rifiuta. Oltretutto il fatto di dirle che non ci proverai, se la sua è tattica in quel momento, la metti ancora di più con le spalle al muro. 4. Sparire. Non puoi rimanere lì e continuare a sentirla come se niente fosse. Non puoi, perché da quel momento le cose non saranno più come prima. Il mio consiglio non è quello di sparire subito, ma è aspettare un attimo. Ci ridici, scherzi come se nulla fosse successo, ad una certa togli il disturbo. Quindi iniziare un mini silenzio stampa, dove vi sentite molto meno. E quando lo fa lei, scriverti, sii più distaccato. Non freddo, ma distaccato. Questo ci aiuta a creare una nuova immagine della tua persona, a togliere certezza, a destabilizzarla. Questo procedimento viene accelerato se nelle storie metti ragazze.